Dichiaro aperta la discussione generale. È iscritto a parlare il senatore Vacciano. Prego, senatore. Grazie, Presidente. Colleghi, ministri. Ennesimo decreto che risponde alle ennesime necessità e urgenze, quale esempio quelle di cui ci si accorge per la prima volta dal 1936. È superfluo evidenziare il fatto che anche questo provvedimento trova le proprie coperture finanziarie in aumenti degli acconti IRES e IRAP e delle addizionali IRES, e che anche se una volta tanto il settore direttamente coinvolto è quello creditizio e finanziario, le ormai tristemente famose clausole di salvaguardia incidono nuovamente su consumi e imprese. Quanto alle banche, vedremo in seguito come il loro provvidenziale sacrificio venga ampiamente ricompensato in questo stesso provvedimento. Tralascerò anche la disposizione in materia di immobili pubblici, che agevolano la prevista vendita o svendita del patrimonio immobiliare pubblico. Anzi, chiedo venia, il termine corretto è valorizzazione. Chissà che domani qualcuno non venga in mente di valorizzare anche il Colosseo, che pure presenta qualche piccola irregolarità urbanistico-edilizia. Voglio però concentrarmi sul titolo secondo del decreto in esame, quello che riguarda la ricapitalizzazione della Banca d'Italia. Fino ad oggi abbiamo sempre contestato il Governo perché di fatto esautora il Parlamento dalla propria potestà legislativa, ma questa è la prima volta che siamo di fronte a un provvedimento che sembra scritto a quattro mani con l'Associazione Bancaria Italiana e magari con la stessa Banca d'Italia. Vediamo di che si tratta. La Banca d'Italia, utilizzando le proprie riserve, porterà il proprio capitale dagli attuali, ormai simbolici, 156.000 euro a 7,5 miliardi di euro. In conseguenza, i soci privati, e ricordiamo i principali, Banca Intesa e Unicredit, vedranno le quote in loro possesso rivalutate ad euro 25.000 cada una. Forse è utile ricordare che i miliardi di aumento di capitale che i banchieri si troveranno come per magia nei loro bilanci derivano da un fondo di riserve incrementatosi nel tempo grazie al fatto che lo Stato, se è possibile continuare un po' con un po' di silenzio di intervento, grazie. Forse è utile ricordare a chi ascolta o a chi non parla troppo che i miliardi di aumento di capitale che i banchieri si ritroveranno come per magia nei loro bilanci derivano da un fondo di riserve incrementatosi nel tempo grazie al fatto che lo Stato, quindi i cittadini, hanno concesso negli anni alla Banca d'Italia il privilegio di svolgere in regime di monopolio quel complesso di attività senza le quali l'Istituto Nazionale di Palazzo Koch non avrebbe mai potuto registrare utili diretti o indiretti e tantomeno creare riserve statutarie. Da questa considerazione discende in maniera diretta un'altra. Il metodo di calcolo utilizzato per determinare il nuovo valore delle quote Banca Italia, il cosiddetto dividend discount model, basato sul valore attuale dei dividendi futuri, è semplicemente inapplicabile alla Banca Centrale. I soci privati che acquisirono le quote dell'istituto di emissione quando avevano natura pubblica e la mantennero a causa di un'improvvida, o forse a questo punto per qualcuno sarebbe meglio dire provvidenziale, distrazione della legge Amato, non possono vantare alcun diritto su utili quali sono quelli della Banca d'Italia, prodotti sfruttando direttamente o indirettamente un bene pubblico. Quanto viene anche oggi riconosciuto ai partecipanti al capitale? Colleghi, vi pregherei di abbassare il tono perché il collega non riesce a svolgere il suo intervento. Chi deve parlare lo faccia per cortesia al di fuori dell'aula. Grazie, Presidente. Quanto viene anche oggi riconosciuto ai partecipanti al capitale può essere coerentemente considerato un indennizzo collegato al fatto che questi ultimi, in un tempo remoto, pagarono un prezzo per acquistare delle quote. E in ragione di queste considerazioni, al collega Rossi, che in commissione faceva notare che nulla innova nel nuovo assetto proprietario rispetto alla situazione attuale, ribadisco che la reale anomalia è proprio la situazione attuale, anomalia che stiamo sanando istituzionalizzandola. C'è da dire che a fronte di questi incrementi di capitale, lo Stato, che ha ormai come imperativo fare cassa in ogni modo possibile, incasserà un'imposta sulle plusvalenze che al momento in cui è stata formulata la relazione tecnica
risultava non quantificabile, ma abbiamo appreso, work in progress, dalla legge di stabilità, che sarà commisurata al 12% dell'incremento di valore. Ad ogni modo, le banche saranno ben liete di pagare, anche in vista dell'affare che si prospetta all'orizzonte. Sempre in questo provvedimento si prevede infatti che ogni socio non possa detenere quote che rappresentino più del 5%, poi scopriremo che in realtà è il 3% del capitale Banca Italia. I soci di maggioranza, sempre Unicredit e Intesa, oltre che Generali e Carisbo, dovranno liberarsi delle azioni eccedenti tale soglia mettendole sul mercato. Ma si sa, al momento è difficile, il mercato per questo tipo di quote è ancora da costruire, e allora il governo ha generosamente previsto una scorciatoia. La Banca d'Italia temporaneamente, questo termine in Italia normalmente significa tendente all'infinito, potrà ricomprare le proprie quote dai soci che ne posseggono in eccesso. I nomi mi sembra di averli già fatti abbastanza spesso, ma forse è meglio che li ripeta: Banca Intesa e Unicredit. Colleghi, mi dispiace che il termine non sia tecnico, ma io questo non so definirlo in maniera differente da regalo. Regalo al quale si aggiunge un'ulteriore semplice considerazione. In base alle nuove disposizioni, alle quali riconosco l'unico merito di porre fine alle pretese sulle riserve della banca da parte dei soci privati, il dividendo sarà erogato ai soci stessi nel limite del 6% del nuovo capitale. Parliamo di circa 450 milioni di euro l'anno, considerando che nell'assetto attuale non sono mai stati superati 50-70 milioni di euro. Ciò contribuirà ad attenuare ulteriormente, laddove ce ne fosse bisogno, il disagio causato dalle maggiori azioni di aliquota IRES previste una tantum per l'esercizio in corso. Ma sapete chi è che nel corso degli anni percepirà meno utili? Certo che lo sapete, lo avete scritto anche nel bilancio previsionale: lo Stato. Guardando al futuro, è stato inserito un emendamento per tutelare l'italianità della nostra banca nazionale, senza aver previsto alcuna clausola di salvaguardia, che pure noi avevamo proposto. Quindi Banca Italia potrà essere in mano a soggetti che oggi sono italiani, ma che nel lungo termine, neanche tanto lungo, potrebbero essere scalati anche da nuovi soci extraeuropei, ad esempio una Goldman Sachs qualsiasi. E che succederà allora? Come si gestirà questa probabilissima situazione futura? Oggi gli azionisti sono italiani, la Banca d'Italia è la loro autorità di vigilanza. Cosa succederebbe se l'azionariato diventasse prevalentemente francese, tedesco, giapponese o finisse in mano a qualsiasi altro paese con interessi potenzialmente contrastanti dal nostro e con la vigilanza spostata a Francoforte? Sappiamo che i colleghi di maggioranza e il governo sono consapevoli di questo rischio, ma hanno ritenuto di non accogliere in commissione il nostro emendamento, né hanno proposto una propria soluzione, che pure avremmo valutato. Prova ulteriore, qualora fosse necessario, di come sia stato forzato e non adeguatamente supportato da una serena analisi dei fatti l'iter di questo provvedimento. E ancora, se c'è un'azienda in Italia che può e a nostro avviso deve essere in mano pubblica, o almeno prevedere la compartecipazione di soggetti pubblici, questa è la Banca d'Italia. L'attività della regolamentazione, vigilanza, politica monetaria e così via richiede totale indipendenza della Banca Centrale rispetto ai soggetti regolati. L'azionariato pubblico non è forse condizione necessaria e sufficiente affinché ciò accada, però è sicuramente meglio di un azionariato privato, dove gli azionisti sono tra l'altro i soggetti controllati. Se è vero che non si può parlare di conflitto di interessi in senso stretto, perché, come sappiamo, i soggetti privati non possono influire sulle azioni esterne della Banca d'Italia, ribadisco vigilanza, politica monetaria, possiamo però certamente parlare di inopportunità. Ed era proprio nel tentativo di sanare questa inopportunità che l'inapplicata legge 262 del 2005, al comma 10 dell'articolo 19, esattamente quello che si sta cancellando col presente provvedimento, e mi rivolgo in particolare ai pochi colleghi rimasti dal centrodestra, visto che era un provvedimento di un loro governo, prevedeva il progressivo ritorno delle quote azionarie Banca Italia nelle mani di Stato ed enti pubblici. Si potrebbe ribattere, dovrebbe concludere, avviarsi alla conclusione. Io però sono stato interrotto 2-3 volte. No, è stato recuperato, prego. Quindi ci dobbiamo quindi però chiedere, siamo un caso isolato? No, gli esempi li fa la stessa Banca d'Italia, citando
la Federal Reserve, che però è un assetto proprietario che, se rapportato alle normative di Maastricht, sarebbe impensabile in Europa. E torniamo proprio all'Europa. Di chi è la proprietà della Banca di Francia? Della Bundesbank? Di quella Germania che ci piace tanto, sul modello della quale è stata creata la BCE? È pubblica. Se la necessità è quella evidenziata nel rapporto sull'aggiornamento del valore delle quote, ovvero di preservare l'autonomia della banca da ingerenze politiche, mi chiedo allora quale sia l'utilità del comma 1 dell'articolo 5, dove si esplicita in maniera chiara che Assemblea dei partecipanti e Consiglio Superiore della Banca d'Italia non hanno ingerenza nelle materie relative dell'esercizio di funzioni attribuite dal Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea. Se questa norma vale per i privati, perché non dovrebbe valere per i soci pubblici? O forse il governo sta ammettendo che si fida molto più dei banchieri privati che della classe politica che lo sostiene e che addirittura potrebbe agire in violazione del Trattato di Maastricht nel silenzio della stessa Banca d'Italia e contrariamente allo suo stesso statuto all'articolo 1? Insomma, colleghi, se questo decreto si ravvisa in urgenza, ancora una volta quella di fare un favore alle nostre amate banche che tanto si stanno prodigando per il sistema produttivo italiano. Allora vi dico, cari amiche banche, se volete risolvere i vostri problemi patrimoniali, sentitevi libere di farlo con i soldi dei vostri soci. E voi, ministri, capisco che ancora sentiate lo spirito natalizio. Concludere, ma se già volete fare, tempo. Se volete fare dei regali di questo tipo, fatelo con i vostri soldi e non con quelli della Banca d'Italia e quindi dei cittadini italiani. La facoltà di...